Oh, per fortuna era sbagliata la verifica, perché mi ero dimenticato di metterci 2. Quindi... Però è sbagliata anche la soluzione, il problema è come la dobbiamo correggere. Allora, dimentichiamoci del problema iniziale. Il problema nostro è studiare questa equazione qui. Poi, per quanto riguarda questo caso con questa condizione iniziale, naturalmente sarà una conseguenza del caso generale. Cioè, il problema è che noi, quando siamo andati a risolvere questa equazione qui, ci è venuta una soluzione di questo tipo qua. Allora, perché ci sono delle cose che non vanno? Ci sono delle cose che non vanno perché questa funzione qua, qualunque sia la c che metto, quando x è uguale a meno c meno 1, questa va a 0 sotto, quindi l'arcangente non è definita. L'arcangente mi presenta un salto. Andiamo a fare il grafico di quella funzione. Tuttavia, avevo anche il problema del fatto che questa funzione qua mi dà un valore compreso tra meno pi greco e pi greco a, mentre le soluzioni hanno delle curve integrali che sono separate da delle costanti. Queste costanti sono anch'esse curve integrali. Qua, ripeto, vale il teorema di esistenza di unicità locale. Dove stanno queste costanti? Se vi ricordate, abbiamo fatto il conto nella, prima dell'intervallo. Queste costanti, una per esempio è meno pi greco mezzi. Perché se metto meno pi greco mezzi, il seno di meno pi greco mezzi vale meno 1, col meno vale 1, la derivata di una costante è 0, più 1 fa 1. Tutte le altre costanti di questo tipo sono separate dal 2k pi greco. Per esempio 3 pi greco mezzi va bene. Meno 5 pi greco mezzi e così. In tutti questi punti la funzione è costante, il valore della funzione vale meno 1. Con il meno davanti vale 1, il valore della derivata vale 0, più 1 vale 1, quindi sono tutte soluzioni dell'equazione. Quindi cosa ne ricaviamo? Che se io metto una condizione iniziale, per esempio qua, in questa striscia qua, la mia funzione deve rimanere là dentro. Per quale motivo? Non si possono scavalcare due curve integrali. Tra l'altro la funzione è di classe c con 1, quindi non si possono né incrociare, quello mai, ma neanche scavalcare, cioè non c'è un problema di unicità, perché la funzione di classe c con 1 quindi è localmente cristiana rispetto alla seconda regola. Va bene? Allora il problema è, andiamo a fare per esempio il grafico di una di queste funzioni, andiamo a fare arcotangente di 1 meno x fratto arcotangente di 1 più x per 2. Allora, a meno infinito, questa quanto mi va? A meno infinito questo viene al tangente di meno 1, che fa meno pi greco quarti e va meno pi greco mezzi. Ok. Poi, a 0, a 0 ha già fatto... va a meno pi greco mezzo. Tuttavia, a più infinito però pure va a meno pi greco mezzo, perché questa a meno infinito, a più infinito va stesso a arcotangente di meno 1 che vale meno pi greco mezzo. Soltanto che noi abbiamo fatto la derivata di questa funzione e la derivata veniva positiva.
Quindi per esempio in 0 mi viene 2 volte il pongente di 0, no, deve venire negativa questa derivata qua. Forse abbiamo fatto sbagliato qualcosa quando abbiamo fatto la derivata, forse mi sono dimenticato il meno. Questa qua fa così, qua sta a meno pi greco mezzi, però no, perché la mia sì, no, è giusto, perché la mia funzione ha una derivata che vale meno 1 meno seno, il seno al minimo può valere meno 1, quindi al massimo può valere meno seno, può valere 1, quindi la derivata v' è minore o uguale a 0, quindi la funzione deve scendere. La funzione è giusta, la derivata che abbiamo fatto, evidentemente andate a controllare che ci deve stare, la derivata è corretta, solo ci deve stare meno 1. Allora, come fa questa funzione in realtà? Questa funzione fa così, se ne fate il grafico, qua parte da meno pi greco mezzi e sta scendendo, se fate la derivata ve ne accorgete, oppure se calcolate il valore della funzione per x molto negativo. Poi, quando arrivo a meno 1, questa sotto si annulla qua dentro. Quindi, se ci vado da sinistra, sopra è positivo, sotto è negativo, quindi sto andando al tangente di meno infinito, quindi a meno pi greco mezzi per 2 meno pi greco. Quindi a meno 1 siamo a meno pi greco. Quando passo dall'altra parte, appena passo dall'altra parte, questa mi fa un salto, perché dall'altra parte l'argomento va più infinito, quindi questa mi parte da pi greco. Ma pi greco dove sta? Meno pi greco, qua c'è 0, pi greco mezzo, pi greco mettiamo lo 0 qua. E fa così. Perché diciamo, quando vado a integrare per forza mi verrà qualche problema di questo tipo, cioè non è facile accorgersi del problema che c'è sull'integrale, perché il motivo è molto semplice: se io continuassi con diciamo, cioè io dovrei continuare con questa striscia, questa funzione qua, ok? Però la mia funzione arco tangente, se qua fuori ci metto arco tangente, la mia funzione arco tangente ha valori compresi tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, quindi quando moltiplico per 2 mi devo muovere tra meno pi greco e pi greco, quindi per forza prendo un pezzo del mio ramo e lo sto portando dall'altra parte, o lo sto alzando o lo sto... L'unico modo di prendere la curva integrale per quello che veramente è, cioè se io mettevo una condizione iniziale che stava su questa curva integrale, devo continuare a muovermi su questa funzione qua, e quella è la soluzione con una certa condizione iniziale di questa equazione qua. Per esempio, v di 0 uguale pi greco mezzi. A 0 uguale pi greco mezzi viene proprio questa funzione qua, da meno 1 in poi. Ma prima di meno 1 viene la stessa funzione più 2 pi greco. Quindi la soluzione della mia equazione è, diciamo, del mio problema di Cauchy, se volete, questo per x maggiore di meno 1, ed è la stessa funzione più 2 pi greco per x minore di meno 1, nell'uguale ci dovete mettere il valore che era pi greco, se x è uguale a meno 1. Ok? Che coincide con uno dei due valori, il limite da una delle due parti e dall'altra parte a metà dei due.
Quindi, come vedete, qua non era, cioè era sicuramente facile arrivare al tipo di soluzione che abbiamo trovato. Poi è pure facile, diciamo, è pure, diciamo, fino a sbagliare a fare la verifica, ma perché mi sono dimenticato di più. Se fate la verifica vi sembra che sia tutto a posto, però il problema era che la mia funzione con 1 meno x meno c sopra e 1 più x più c sotto, la c è fatta per aggiustare la condizione iniziale, cioè non fa altro che spostare le mie curve integrali verso destra o verso sinistra, agisce come una traslazione su queste curve integrali. Però il problema è che siccome c'è una discontinuità qua, diciamo c'è un punto dove si annulla il denominatore, questo con l'arco tangente fuori corrisponde al fatto che tu mezzo ramo della curva integrale lo prendi da una parte e un altro, un pezzo di ramo lo prendi da una parte e un pezzo di ramo lo prendi dall'altra parte. Quindi quella funzione lì non esprime una curva integrale, ma esprime due pezzi di due curve integrali diverse. Questo è capitato, mo non ci posso fare niente, è capitato, l'equazione l'ho presa a caso sul libro, però se capita uno teoricamente se ne dovrebbe accorgere. Questo non sono equazioni differenziali, questo è studio di funzioni, se volete. Però nello studio di funzioni ci ha aiutato il fatto che noi sapevamo che le curve integrali esistono e diciamo su tutto R, se volete, perché questa funzione sicuramente ha una derivata che è limitata, perché la derivata è compresa tra meno 2 e 0. Quindi non solo esiste, ma esiste globalmente. Chiaramente non poteva essere la soluzione questa, per esempio del primo problema di uscire questa funzione qua, anche se sembrava che lo fosse, se uno verifica viene, perché non poteva essere, perché lo è vicino a zero, ma quando vado oltre meno 1 non lo è più, ci devo mettere più 2 giri. Tutto sommato la correzione da fare non è difficile, però va capita, e questo sinceramente non è, se lo fate, se non lo riuscite a fare, è un errore, ma non è un errore gravissimo, visto che è stata prima. Va bene, allora andiamo invece a vedere qualche altro tipo di equazione differenziale, perché poi almeno un altro paio di tipi le vorrei fare. Oh, poi dopodiché intendiamoci, allora intendiamoci, la adesso ne farò un altro paio, ne esistono almeno altri 4-5 che si dovrebbero fare, tuttavia su questo aspetto non voglio insistere, perché poi chiaramente le equazioni differenziali, soprattutto quelle più semplici, le trovate in elettrotecnica, le trovate in fisica, le trovate dappertutto, quindi imparerete a farle. D'altro canto io vi devo far capire piuttosto i concetti, piuttosto che la sostituzione che va bene per questo tipo di equazioni. Per quale motivo? Prima di tutto perché è quasi inutile, e purtroppo lo devo dire, questa è una colpa vostra piuttosto grave, non vostra perché è stata verificata sugli studenti prima di voi, ma è una tendenza, diciamo, l'unico esercizio di analisi 1 che non mi fate mai, o mi fate male spesso, tranne che in casi in cui capita che sia estremamente semplice, è l'integrale. Una volta, diciamo, spiegato per bene, mi fate certe volte più la discussione della convergenza di una serie che l'integrale, perché l'integrale è fatto da parecchi casi, bisogna ricordarsi il tipo di sostituzione che si deve fare per quanto riguarda l'integrale indefinito, e sono tutti esercizi che uno dice, se riesco a passare il compito senza farlo comincia a fare gli altri, e già questo non va bene. È chiaro che io non voglio incoraggiare questo tipo di tendenza, però
la situazione di fatto è questa, quindi fare alla fine questo si riduce a integrali. Quindi la prima cosa che dovete fare, se volete sapere, diciamo, risolvere l'equazione differenziale, andatevi a studiare per bene gli integrali. Adesso, diciamo, non nel senso diciamo che vi dovete ristudiare la teoria, quella ve la studiate, quella di Riemann in analisi 1, quella di Lebesgue in analisi 3, o quella di Riemann per più variabili in analisi 3, non è quello che dovete fare. Quello che dovete fare è saper conoscere le sostituzioni, quelle più efficaci, per vari tipi di integrali, perché poi alla fine è quello che serve. Punto numero 1, quindi questo è il primo consiglio da dare. Punto numero 2, per quanto riguarda invece le equazioni, adesso ne facciamo i tipi, altri due o tre tipi, poi se ne mancano altri 2, 3, 4 tipi, mano a mano che li incontrate li farete, non c'è nessun problema, perché noi abbiamo sempre come riferimento teorico il teorema di esistenza di città locale. Se è un'equazione, noi abbiamo provato per quelle del primo ordine, se è del tipo y' uguale f di x, y di x, f di c1 nell'indotto del punto, esiste l'esistenza di città locale. A me, qualunque sia il metodo per tirare fuori la soluzione, poi verifico che va bene, una volta che ho tirato fuori la soluzione, se avevo la condizione iniziale esistete unica, quindi ho visto, ho verificato la condizione iniziale, ho verificato la soluzione, ho visto che è quella, sto chiaro? Fino a che esiste è quella là. Poi quando, se a un certo punto la funzione si è mai infinito, vuol dire che la soluzione non esisteva, eccetera. Qua era diverso, come vedete la soluzione non andava a infinito, e che vuol dire che era un problema di espressione della funzione, non, era in contraddizione con il teorema di esistenza di città locale. Non può essere che la mia soluzione da un certo punto arriva qua e poi fa un salto e se ne va qua. Non può essere. Non può essere, perché in questo punto c'è un limite e qui deve valere il teorema di esistenza di città locale, quindi la soluzione deve esistere tutto intorno, a sinistra ma pure a destra. E quindi era un problema legato al fatto di aver integrato e se volete ci ritorno ancora un attimo. Se io faccio l'integrale di 1 fratto 1 meno x al quadrato più 1 più x al quadrato in dx, diciamo meno 2, qualcuno potrebbe osservare che questo non è arco tangente di 1 meno x fratto 1 più x più costante. Allora, quando andavo a derivare, no, io devo fare 1 fratto 1 meno x fratto 1 più x al quadrato, per la derivata di questo fa 1 più x al quadrato, poi faccio la derivata, viene meno 1 più x meno 1 meno x, quindi qua se volete fa meno 2, poi quando vado a moltiplicare qua mi viene esattamente quello che ci sta qua al denominatore, cioè com'è la derivata di questo fa questo ma l'integrale di questo non fa questo, no, l'integrale di questo quanto fa? Fa 2 meno 2 arco tangente di x più costante, perché questa funzione qui è meno 2, scusate, qua era, no, sì, qua è meno 2 c'è, qua non c'è, era meno 1 fratto 1 più x quadro, ok? Nella funzione dell'equazione differenziale c'è un 2 a moltiplicare tutto, ma da noi qua no. Adesso il problema visto come integrale è esattamente questo, che questo integrale qua, se sviluppate il denominatore è questo integrale qua, e questo integrale qua vi dà meno al quadro tangente più costante, però per qualche motivo sembrava naturale farlo così, perché c'era la C, no? Se vi ricordate c'era la C, non era esattamente questo integrale,
E allora, siccome il punto di discontinuità variava, lì insomma c'era una costante qua dentro, sottratta sopra e funzionata sotto. Allora il punto di discontinuità variava, allora non c'era un modo comodo di esprimere quella funzione, no? E allora, o almeno non era immediato, e quindi eravamo indotti all'errore. Però il problema è esattamente questo: questo integrale qua non fa questo, anche se la derivata di questo fa questo. La derivata di questo fa questo vale a sinistra di meno 1, a destra di meno 1, nel punto meno 1 non vale perché questa funzione è discontinua. Però la cosa strana è che quella funzione, pur essendo discontinua, ha la stessa derivata, diciamo, nel punto meno 1 c'è la stessa derivata di sinistra e la stessa derivata a destra. Se vi ricordate, cioè questa tangente qua e questa tangente qua erano uguali, semplicemente era stato un pezzo era stato alzato al passato. Vabbè, allora detto questo, andiamo a fare almeno, dobbiamo fare l'equazione di Bernoulli. Quelle con fattore integrante non, forse non le posso, almeno l'equazione di Bernoulli, che è anche un altro tipo. Allora, l'equazione di Bernoulli, un'ultima cosa prima di fare l'equazione di Bernoulli: supponiamo di avere un'equazione di questo tipo, y' di x uguale f di y di x. E poi supponiamo che y di x con 0 sia uguale a y 0. Supponiamo di aver che questa sia la curva integrale che soddisfa quel problema di Cauchy. Facciamolo. Adesso supponiamo che in x con 0, invece di avere y 0 come valore, questo y0 viene assunto in x con 1, cioè trasliamo la condizione iniziale verso destra. Che succede alla soluzione di quell'equazione? Succede che si sposta tutta verso destra. La traslazione a mano non viene bene. Quello che vi voglio far capire è che la traslazione è fatta in maniera tale che questa distanza in orizzontale sembra la stessa. Vedete, sembra la stessa. In verticale invece la distanza si può allungare e si può accorciare. Ovviamente nel caso in cui la derivata è sempre positiva, come in questo caso la funzione sta sempre salendo, si può accorciare ma non si annulla. Questo è un caso importante. Allora, un'equazione di questo tipo si chiama equazione autonoma, perché indicando con la variabile x la variabile temporale, la soluzione di questa equazione, diciamo, questa equazione, in questa equazione non compare esplicitamente il tempo. Quindi una soluzione che, diciamo, io traslo nel tempo, cioè se qua aggiungo una costante y di x più, mettiamoci, più, che voglio dire, più a, andiamo a vedere se è soluzione. Quando io vado a fare la derivata mi viene y
y' calcolato in x più a, ma questo è uguale a f di y di x più a, o no? Siccome y', cioè questa qua è, quando vado a sostituire a sinistra e a destra è semplicemente la stessa equazione che è stata traslata, siccome quelle sono due funzioni, nella y sono state traslate tutte e due, rimangono uguali, se erano uguali prima sono uguali pure. Quindi se y di x è soluzione, tutte le funzioni del tipo y di x più a sono soluzioni, quindi vuol dire esattamente che se c'è una curva integrale, tutte le curve integrali che si ottengono spostando quella di prima verso destra o verso sinistra sono soluzioni, ok? Ovviamente ricordiamoci sempre del teorema di esistenza di unicità locale, per cui quelle non si possono incrociare. Qua abbiamo che se la derivata è positiva, automaticamente siamo sicuri che non si incrociano, se no non si incrociano lo stesso, però dobbiamo andare a vedere poi caso per caso come studiamo. Ripeto, questo è un caso particolare. Cosa rappresentano queste due curve integrali? Per esempio rappresentano la distanza percorsa da due macchine di Formula 1. Allora, tipicamente prendiamo due macchine di Formula 1, queste girano sullo stesso circuito, se stanno vicino come posizione più o meno hanno la stessa velocità. Quindi ci sono dei casi in cui per molti giri la distanza in tempi rimane uguale. Uguale, vedete, prendono il cronometraggio 2 secondi e 3, 2 secondi e 3, 2 secondi e 3, oppure 9 decimi, 9 decimi, 9 decimi. Però certe volte vedete le macchine più vicine e certe volte vedete le macchine più lontane. Per quale motivo? Perché quando stanno in rettilineo la velocità è maggiore e quindi le macchine stanno più lontane. Quando stanno nel, diciamo, nel tratto misto, dove ci stanno le curve, la velocità è minore e quindi la distanza è sempre 9 decimi, però in spazio, cioè in y di x, nella y la distanza è molto più bassa. Quindi voi vedete un elastico che questo si avvicina e sta lontano, quando la distanza in realtà è sempre 9 decimi. Quindi quella contata, diciamo, quella che conta è la distanza in tempo, non la distanza. E corrisponde al fatto che quando andate a scrivere la distanza percorsa in funzione del tempo, interpretando x come t, ottenete questo discorso che abbiamo detto qua. Va bene? Ok. Questo era un fatto che valeva la pena di notare, perché se ci avete fatto caso, quella di prima era una equazione autonoma. Alla fine le curve integrali erano del tipo meno 2 al tangente di x più una costante, e poi le curve integrali si ottenevano semplicemente una dall'altra traslandole verso sinistra o verso destra, e quello era, dipendeva da quella famosa C. Quindi alla fine la soluzione era meno 2 al tangente di x più C più la costante, che mi sembra era meno 2. Ok, quindi come vedete una sola equazione differenziale, se capita nel modo, diciamo, può determinare uno studio che richiede anche più di un'ora. Adesso vediamo invece l'equazione di Bernoulli. Allora, eccola qua. Allora, prendiamo per esempio questa equazione qua, prendo la prima così sicuramente non ci sono sorprese. Y' più 2xy uguale 2xy qua. Allora, quindi questa sarebbe, cioè, qual è la forma generale? La forma generale è questa qui, è y' più p di x per y uguale q di x
spedizione alla N. Cioè, invece di avere il termine noto per come l'equazione lineare, cioè abbiamo il termine noto moltiplicato per un'altra potenza di light. Quindi avete, questa è come se fosse l'equazione lineare del primo ridotta a forma normale. Invece di avere il termine noto, cioè avete y alla n. Questa si riduce tramite una sostituzione standard a un'equazione differenziale lineare. La sostituzione standard è questa qua, w di x uguale y alla 1 meno n. Questo perché? Dividiamo per y alla n, allora qua viene y' fratto y alla n. Supponiamo sempre che si possa, sempre che si possa fare, quindi siamo nell'intorno di un punto dove la y è diversa da 0, eccetera. Poi qua mi viene più p di x y alla 1 meno n uguale q di x. Allora notate che questa è w, qua è p di x, w di x, mentre qua cosa c'è? La derivata di w, w primo, quanto fa? Fa 1 meno n che moltiplica y alla meno n per y primo. Questo è esattamente quello che compare di là, e quindi portando questo dall'altra parte qua mi viene più w primo fratto 1 meno n. Come vedete, questa è diventata un'equazione lineare. N non può essere 1, non esiste che n sia 1, perché se n era 1, portando questo da questa parte, era un'equazione lineare omogenea e non ci veniva neanche per, non ci sfiorava neanche, non ci sfiorava per niente l'idea di risolvere in un altro modo, è chiaro? Quindi per essere classificata come equazione di Bernoulli, chiaramente n è diversa da 1. Non è importante che n sia intero. Ora sul libro c'era scritto n, ho scritto n, ma non deve essere forse intero, n può essere anche un numero non intero, ok? Quindi una volta fatta la sostituzione otteniamo questa qui. Questa è un'equazione lineare, si risolve nella W, poi sostituite derivata della Y e avete finito. Naturalmente ci possono essere dei problemi dovuti al fatto che la funzione per cui dividiamo deve essere diversa da 0, eccetera. Vediamo nel caso specifico. Nel caso specifico n uguale a 2, quindi la mia sostituzione è W uguale 1 su Y. O se preferite y uguale 1 su w, quindi y' è uguale a meno 1 su w quadro w'. Quindi qua mi viene meno w' su w quadro più 2x su w uguale 2x su w quadro. Moltipliamo tutto per w quadro. Quindi viene meno w primo più 2x w uguale 2x. Allora andiamo a risolvere l'omogenea associata. Allora, innanzitutto la soluzione particolare si trova subito. Questa volta facciamo prima la soluzione particolare 1. Se ci metto 1 qua fa 2x, qua fa 0. Quindi doppio 0 di x la costante. Andiamo invece a risolvere l'equazione omogenea associata, meno w primo più 2x w uguale a 0. Le lineari abbiamo sempre trattate come variabili separabili, quindi mi viene w primo, diciamo dw su w uguale 2x dx.
andando a integrare qua mi viene logaritmo di v doppio e qua mi viene x quadro più c, quindi mi viene v doppio uguale e, diciamo, lambda per e alla x quadro. Proviamo a vedere qua mi viene 2x lambda e alla x quadro con meno più 2x lambda e alla x quadro fa 0. Quindi adesso devo traslarla, allora la mia funzione è in totale, allora questa è la soluzione omogenea, avevamo detto la dovevamo chiamare U, comunque insomma la soluzione completa, vediamo qua, soluzione completa come V doppio è V doppio di X uguale 1 più lambda per alla X quadro. Quindi la y, ok, è reciproco, quindi y di x è uguale a 1 fratto 1 più lambda per la x. Come vedete ci possono essere problemi di esistenza globale, perché quando qua se lambda se lambda è maggiore di 0, questa funzione esiste sempre. Se lambda è minore di 0, questa funzione può andare a più o meno. Allora, andiamo a vedere, una volta fatto questo discorso, andiamo sempre a controllare che la mia soluzione sia fatta bene. Quindi y' di x quanto fa? Fa 1 fratto 1 più lambda per e c'è qualche problema, vediamo un po', facciamo y' è 1 più lambda per e alla x quadro al quadrato col meno per la derivata di questo, ma la derivata di questo è la derivata di 1 fa 0, quindi mi viene 2 lambda x per e alla x quadro. Allora vediamo un po', adesso invece 2x per fratto 1 più lambda per e alla x quadro, questo era y' e questo è 2xy, questo deve fare 2x fratto 1 più lambda per e alla x quadro al quadrato. Vediamo se ci troviamo o no. Allora, se io qua moltiplico, sì, ci troviamo, e come? Perché quando faccio qua prendo questo come comune multiplo, poi devo moltiplicare questo per questo, allora c'è un pezzo che si annulla con questo, l'altro pezzo è 2x, al denominatore c'è il quadrato e sta. Quindi come vedete è una soluzione. Dipende adesso dall'esercizio che abbiamo, se è un esercizio puramente di conto, non è qualitativo, uno si ferma qui, ma sarebbe una cosa utile una volta noi non abbiamo risolto il problema di Cauchy, abbiamo risolto l'equazione senza condizione iniziale. Se adesso io voglio andare a, diciamo, quelle quindi sono le curve integrali. Allora andiamo a disegnare qualcuno, vediamo che succede. Per esempio, se lambda è uguale a 0, la soluzione era 1. Se lambda è uguale a 1, la soluzione quanto fa? Basta che lambda sia maggiore di 1, scusate, maggiore di 0, siccome la x quadro va a infinito, sia per x che va a più infinito,
sia per x che per meno infinito. La soluzione fa qualcosa di questo genere, è una funzione pari che fa così. A seconda del valore di lambda, scusate, qua fa 1 fratto 1 più lambda, quindi non c'è problema di origine. Come vedete anche 0 è una soluzione. E questo lo intuiamo subito, anche se non ci avevamo pensato prima, lo intuiamo subito perché vedete, mano a mano che io cambio lambda, questa campana si appiattisce e c'ha questo, diciamo, perché si appiattisce? Perché non può andare a toccare questa che è un'altra curva integrale, perché là su tutto R vale il teorema di esistenza di velocità locale, su tutto R2, scusate. Oh, andiamo a vedere invece per lambda negativo, per esempio se lambda è uguale a meno 1, se lambda è uguale a meno 1, com'è? Allora io ho 1 fratto 1, devo stavolta disegnare la funzione 1 fratto 1 meno e alla x quadro. Allora, adesso ecco, addirittura in questo caso siccome per, e uguale a, per x uguale a 0 e a 0 fa proprio 1, mi viene qualcosa che fa così. Allora, se x va a infinito, questa va a infinito, quindi questa va a 0 col segno meno. Ma quindi sono funzioni che fanno così. Oh, però queste funzioni hanno come asintoto proprio l'asse delle, solo quando lambda è uguale a 1. Se invece lambda è per esempio un mezzo, mettiamo che lambda sia 2, scusate, se lambda è 2 che succede? Se lambda è 2, la mia curva integrale stavolta fa così. Perché il denominatore stavolta è sempre negativo, perché essendo l x quadro maggiore o uguale di 1, 1 meno 2 volte questa quantità è sempre negativo, quindi non si annulla mai questo qua. Se invece lambda è compreso tra 0 e 1, che succede? Vedete che ci sono delle zone che non sono state toccate, tutta questa parte qui e questa parte sopra del piano. Se invece lambda è compreso tra 0 e 1, cosa succede? Che avremo delle curve integrali che avranno un asintoto in un altro posto, e poi da questo asintoto le curve integrali vabbè, dovrebbe essere simmetrico rispetto all'asse delle ordinate, riemergono dall'altra parte per fare una cosa di questo tipo. Quindi vedete come le curve integrali possono riempire il piano senza toccarsi, perché questa equazione soddisfa dappertutto il teorema di esistenza di velocità locale, pur tuttavia lo possono riempire in una maniera assolutamente tutto il piano perché qua
adesso dobbiamo vedere cosa succede se metto una condizione iniziale qua. Se, c'è, vediamo un po'. Allora, supponiamo per esempio di mettere la condizione 3 3. Allora, se io nel punto 3 voglio che 1 più lambda per e alla 9 faccia 3, allora trovo che lambda per e alla 9 deve fare più 1, deve fare un terzo. Ah, ecco, no. Quindi meno 2 terzi lambda è molto piccolo, quindi non è come ho detto io, perché se lambda è, sì, ho sbagliato il disegno da questa parte, queste fanno effettivamente così, quelle, diciamo, per lambda uguale a 1, quelle per lambda no, neanche queste fanno così, perché se lambda per lambda uguale meno 1, queste per lambda uguale a meno 1, allora per lambda mettiamo lambda uguale un numero minore di meno 1, allora in 0 è positiva, poi se ne va, e l'asintoto non è sempre lo stesso, l'asintoto è qualcosa che cambia a cambiare di lambda, giustamente, non è sempre lo stesso, e poi deve ripartire da lo stesso asintoto, però dall'altra parte, quindi l'asintoto che è variabile, non è sempre lo stesso. Invece per lambda minore di meno 1 va a riempire questa zona qua con quei disegni che avevo fatto prima, quindi, e rimane però sempre il fatto perché questa, e quella lì no, perché no, ci passa pure di qua, insomma bisogna farsi il conto, ma ci devo fare 5 minuti, non mi va, finito la casa questo esercizio, vorrei fare, cioè, che ore sono? meno 20, vabbè, una sola equazione basta, ultima. Allora vediamo, solo un altro di Bernoulli e basta, e poi farne solo una, alla fine abbiamo fatto solo questo. Allora andiamo a fare questa qui, y' meno y coseno di x
uguale y quadro coseno di x. Qui la sostituzione, guarda caso, è la stessa, quindi qua mi viene y uguale 1 sul doppio, quindi viene meno w primo sul doppio quadro meno 1 sul doppio per coseno di x uguale 1 sul doppio quadro coseno di x. Moltiplicando per w mi viene meno w primo, o per meno w, è più w primo più w coseno di x uguale meno coseno di x. Allora, a questo punto l'omogenea associata è del tipo innanzitutto qua dobbiamo trovare una soluzione particolare che è la funzione meno 1. Meno 1 viene meno coseno di x uguale a meno coseno di x e W' uguale a 0. Soluzione dell'omogenea associata, W' più uguale meno W per coseno di x, quindi mi viene W' su W, integrando viene il logaritmo di W uguale a meno seno di x, quindi viene e alla meno seno di x per lambda. Sappiamo che le soluzioni di un'equazione omogenea sono sempre una funzione moltiplicata da una costante, quindi quello è il motivo per cui integro con una certa nonchalance. Ok, va bene, quindi in generale y di x uguale meno 1 fratto lambda per e alla meno seno di x. Anche in questo caso non ho problemi di esistenza e unicità locale, però ecco, adesso se andate a studiarvi queste, vabbè, prima verificate che sia corretto, poi se andate a studiarvi come sono fatte, diciamo almeno col computer, vi fate fare il grafico di queste funzioni integrali per vari valori di lambda e così vedete come vanno a riempire il piano, e anche se diciamo non tutte sono definite su tutto L. Devono in ogni caso riempire il piano, perché in ogni punto del piano è soddisfatta la condizione del teorema di esistenza di città locale. Vabbè, allora ricapitolando, al compito vi posso dare soltanto equazioni differenziali e coefficienti costanti, ma di ordine anche superiore al primo, oppure equazioni lineari o facilmente riconducibili con una sostituzione. Se la diciamo non è, la sostituzione non è proprio banale, può essere pure che vi verrà dato qualche suggerimento su quale sostituzione, tranne quella di Bernoulli, che sapete che sostituzione dovete fare, e comunque tranne l'equazione a variabili separabili, che sapete come risolvere, e le equazioni autonome, che sono un caso particolare di quella a variabili.